Benvenuti a tutti, benvenuti a chi si sta anche guardando e ascoltando via internet. Hare Krishna, come tutte le domeniche ci troviamo in questo momento per parlare di argomenti di spiritualità e oggi ne ho scelto uno che vorrei discutere, più che fare da relatore, basta discutere con voi. Qualcuno l'ha letto quell'argomento di oggi, no? E cercare di capire come possiamo applicare la nostra vita spirituale nella società moderna, diciamo così, perché sembrerebbe anche una sfida abbastanza complessa, no? Quindi un argomento stimolante e lascia spazio, secondo me, a molte domande e considerazioni, perché dobbiamo cercare di capire, arrivare nella nostra vita quotidiana, nella nostra pratica quotidiana, cercare capire come la coscienza di Krishna, la spiritualità, può essere inserita e mantenuta soprattutto. E inizierei raccontandovi una citazione di un maestro del passato, si chiamava Bhaktivinoda Thakur, forse qualcuno sa, l'ha mai sentito, l'ha sentito nominare, sì, no, sapete chi è? No, allora ve lo dico io. Prabhupada, che è il fondatore del nostro movimento, aveva un maestro spirituale che si chiamava Bhaktisiddhanta Sarasvati. Il padre di Bhaktisiddhanta Sarasvati era Bhaktivinoda Thakur, e questo Bhaktivinoda Thakur era un personaggio molto attivo. Lui era un magistrato. Per darvi un'idea, in quegli anni, stiamo parlando di metà dell'Ottocento all'incirca, lui ricopriva come magistrato la più alta carica che era consentita ad un indiano, e che io, se mi ricordo bene, erano in tre persone in tutta l'India che potevano ricoprire quel ruolo. Quindi lui era veramente a alto livello, perché poi le cariche più alte erano ricoperte solo dagli inglesi, no? Quindi loro non permettevano agli indiani di poter fare quello. No? Non, oltre quello, lui era anche padre di 10 figli, e oltre a essere padre di 10 figli aveva amministrato e dato le direttive importanti ad un tempio importantissimo in India, che è quello di Jagannath Puri,
che si trova in Aris, il tempio dove la divinità di Jagannath, quella che c'è a destra dell'altare, lì è la sede principale dove è nato tutta questa storia, questo passatempo di Krishna. Lui l'ha gestito, un tempio altissimo. Pensate che ogni giorno in questo tempio si cucina continuamente, si fanno almeno 56 offerte alle divinità, tutte opulentissime, piene di cose, quindi c'è anche un lavoro enorme dietro, un'organizzazione straordinaria, e lui è stato quello che ha dato tutta l'impostazione a questo. Nel frattempo ha scritto anche 100 libri durante la sua vita, e il canto del Mahamantra, il Japamala, cantava anche 64 giri di Japamala al giorno. Quindi se voi leggete, se leggete il suo ruolino di marcia quotidiano, rimanete sbalorditi, perché scoprirete che lui forse dormiva 2-3 ore a notte, ma forse. Ed era estremamente lucido, perché poi non faceva, capito, un lavoro sedentario, ma lui faceva il giudice. E a quel tempo il giudice era quello che esprimeva il giudizio, doveva farlo in una maniera il più attenta possibile, sempre, ma a quel tempo in particolare c'erano le giurie, era tutto demandato a lui, quindi le decisioni erano sempre decisamente importanti. Allora, Bhaktivinoda Thakur scrive un documento, tra oltre questi 100 libri, scrive tanti documenti, fa tanti interventi pubblici ed altro, e in questo documento lui a un certo punto inizia a parlare della necessità di applicare la vita spirituale nella vita delle persone. E lui nel 1800, a metà del 1800, denuncia questo progressivo disinteresse, che progressivo crescita del disinteresse che le persone hanno verso la spiritualità autentica. E lui lo vede in una maniera molto prospettica, dice: andando avanti così succederanno delle cose che non porteranno nulla di buono. O meglio, lui non si sta scagliando contro, diciamo, l'evoluzione materiale, l'evoluzione materialistica, assolutamente lui non fa quello, anzi lui la utilizza. Pensate che per poter essere più efficiente negli spostamenti, addirittura fa arrivare una linea di scartamento ridotto nella zona dove lui stava, ma questo non era perché lui potesse avere un'agevolazione maggiore rispetto agli altri, ma perché questo gli consentiva di essere più veloce negli spostamenti, quindi lui non perdeva tempo nelle cose che aveva da fare. Quindi lui la tecnologia la utilizza e scrive in questo trattato come sia importante trasformarsi, cambiare l'approccio durante le trasformazioni del mondo. E lui scrive questa cosa, dice che solo uno studente superficiale o un insegnante sciocco cercheranno di riportare le cose indietro nel passato. Dice: quello che è stato, il mondo cambia, questo non significa che cambia in meglio, si trasforma, ha una continua trasformazione. E lui fa questo punto, dice: pensare di riportare le cose indietro, come di tanto sentite, no? Qualcuno dice: ah, ma se si facesse così, se si facesse come si faceva una volta, soprattutto quando parliamo in ambito religioso, a volte si sentono queste prese di posizione, bisognerebbe fare così, guardiamo quello che... Diceva: solo uno sciocco può avere questo tipo di pensiero, perché questo cambiamento, questa trasformazione, che poi sia in bene o in peggio, quello possiamo andare a discutere, dice, è totalmente utopica ed è impossibile da applicare. Quello che noi dobbiamo fare, diceva Bhaktivinoda Thakur, è cercare l'angolo in cui inserire la coscienza di Krishna all'interno di queste trasformazioni. Che sembra una frase semplice e di poco conto, ma in realtà è l'essenza della spiritualità, che si trasforma, che si modifica non nella sua essenza, non nel suo messaggio profondo, ma nelle modalità in cui deve essere presentata. E questo lui lo scrive nel 1800. Pensate, quando nessuno parlava di queste cose, quando ancora la religione era una parte attiva in tutto il mondo, quindi anche in Occidente, a metà dell'Ottocento, avevamo queste chiese che erano piene, ferventi, la gente che capisse o non capisse quello che stava facendo, ma il ruolo della vita spirituale era estremamente parte integrante della vita delle persone. E lui già allora scrive queste cose. Dice: attenzione che le cose stanno cambiando. Se non capite il modo con cui potete inserire la spiritualità, questa si andrà a perdere. E lui lo dice a fronte di prove documentali concrete. Pensate ad esempio, noi
leggiamo lo Srimad Bhagavatam nei templi del nostro movimento, ma in tutta la tradizione Vaishnava, questa opera importantissima, considerata un cardine proprio dello sviluppo della vita spirituale, e dobbiamo la riscoperta dello Srimad Bhagavatam a lui, come anche un altro libro che è la Chaitanya Charitamrita, un'altra collana molto importante nella tradizione Vaishnava, in cui si racconta tutta la storia di Chaitanya Mahaprabhu, che è l'ultima manifestazione che bastava di Dio, che i Vaishnava considerano sia apparsa sulla terra 500 anni fa, opere che erano andate perdute. Si erano perse perché? Perché erano state inserite e catalogate in ambiti diversi. Sapete, i libri antichi. Se uno dice andiamo in quel posto lì, cosa trovate? E trovi dei libri antichi di una volta, sono scritti anche in questo linguaggio da altri tempi, arcaico. Il 99% delle persone si guarda intorno e dice ma io devo andare a perdere tempo lì, lascia perdere. Sono cose che non c'entrano, non mi possono aiutare sul momento. In realtà questi libri non è così, assolutamente chi si è preso la briga di leggere il Bhagavatam, la Chaitanya Charitamrita, avrà scoperto che questi libri sono fuori dalla dimensione spazio-tempo, perché trattano argomenti che sono di straordinaria attualità. Anche se sono stati scritti migliaia di anni fa, i riferimenti che fanno sono tuttora validi, perché le dinamiche all'interno del mondo materiale sono sempre le stesse. Possono cambiare la modalità in cui si presentano, ma in realtà la dinamica è sempre la stessa. Quando parliamo dei problemi che dobbiamo andare a combattere, dobbiamo risolvere all'interno di noi stessi, sapete, l'avidità, la lussuria, l'ipocrisia, eccetera, quelli rimangono. Ovviamente nel 1800 si presentavano in un modo, nel 2018 si presentano in un altro, ma questi testi vi aiutano a riconoscerli. A volte potrebbe non essere così immediato, non essere così scontato. E darvi la soluzione per poter far sì che questa via spirituale che rimane inalterata nel tempo possa essere sviluppata. Allora, quando Bhaktivinoda Thakur dice è inutile pensare di portare le cose indietro nel tempo, anche Prabhupada, lui ripete spesso questo concetto e dice una persona che voglia veramente avere successo nella vita spirituale deve avere una vita semplice ed un pensiero elevato. Forse l'avete già sentita questa affermazione, no? Abbastanza ricorrente. Vita semplice e pensiero elevato. Allora, qualcuno intanto dice, cosa vuol dire? Cosa significa vita semplice? Beh, dice, come vivevano i sadhu, i saggi nel passato? Vivevano in delle capanne fatte di fango e di paglia e di poche altre cose, non avevano elettricità, loro vivevano con quello che la natura gli offriva e vivevano così. E uno dice, bello, potrebbe essere una bella scelta di vita. E il problema è che oggigiorno trovare quel tipo di condizione è estremamente raro. E se lo trovate, significa ritrovarsi in una situazione semmai estremamente complessa, di povertà, di indigenza da parte delle persone. E chi è che vuole tornare in quella situazione lì? Sicuramente per scelta quasi nessuno. Quindi cercare di fare una proposta in cui la vita spirituale deve essere vissuta in questo modo, trovate poco consenso. Troviamo noi stessi poco consenso. Templi, anche voglio dire come questo, marmi che ci sono così, è quasi una cosa scontata. Quando se noi andiamo, semmai nel passato, sentiamo queste storie in cui i praticanti si trovano sotto una pianta col maestro, facilitazioni ce n'erano ben poche, quando arrivava l'ora di dormire semplicemente tiravano su una specie di mantellina e dormivano in un prato. Tutte cose che adesso noi leggiamo, ma in realtà possiamo pensare di fare come avventura, se mai per un giorno o due, ma nulla di più. Quindi pensare di riproporre uno stile di vita come veniva vissuto allora è quasi impossibile. I cambiamenti avvengono e non sempre questi cambiamenti vengono recepiti e compresi dalle persone che vi stanno intorno. Lui, Bhaktivinoda Thakur, inizia una vera e propria rivoluzione moderna portando questo tipo di concetti. Il suo figlio, Bhaktisiddhanta Sarasvati, che era un sannyasi, una persona che era entrata nell'ordine di rinuncia, lui segue la scia del padre e anche lui continua a portare delle innovazioni. Pensate, no? Cosa, ad esempio, cosa fece
Bhaktisiddhanta Sarasvati alla fine del Novecento, all'inizio del della fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento. Lui, che aveva centinaia di sannyasi, di monaci entrati nell'ordine di rinuncia, incomincia a dire loro che la cosa più importante che loro dovevano fare non era tanto quella di vivere nella rinuncia, ma quella di diffondere la coscienza di Dio, la coscienza di Krishna. E per fare questo dovevano utilizzare tutto quello che era possibile, quello che sarebbe stato utile a questo scopo. Ma in realtà lui non si stava inventando nulla di nuovo, perché maestri che lo avevano preceduto già centinaia di anni prima dicevano questo: è buono tutto quello che mi aiuta a far accrescere la mia coscienza di Krishna, la coscienza di Krishna e gli altri, e non è buono tutto quello che non mi aiuta a farlo. Quindi lui stabilivano una cosa importantissima, che l'oggetto di per sé non è né buono né cattivo, è l'uso che ne fai, che lo fa diventare buono o cattivo, funzionale o non funzionale alla vita spirituale. Quindi lui comincia a portare delle innovazioni. E queste innovazioni quali sono? Ad esempio, una cosa che per noi è abbastanza scontata, perlomeno nel linea di quegli anni lì, vedere ad esempio questo tipo di camice, kurta, no? Avete visto, qualcuno semmai le indossa, eccetera, e dice, vabbè, che c'è di male? Pensate, un sannyasi, prima che Bhaktisiddhanta Sarasvati portasse questo tipo di innovazione, non si sognava neanche di indossare un qualcosa di cucito addosso, perché il sannyasi portava semplicemente un pezzo di stoffa che copriva la parte sotto del corpo. In realtà generalmente era una stoffa anche molto corta, che non arrivava all'altezza del ginocchio, e quella, un'altra parte di questa mantellina lo usava per coprirsi di sopra. Finito. E Bhaktisiddhanta Sarasvati incomincia a dire: ma questa società, forse stanno cambiando delle cose, forse è il caso di presentarsi anche in una maniera più accettabile. Perché lui voleva che questi suoi sannyasi non solo fossero presenti in ambiti circoscritti o nelle campagne o all'interno di questi templi, ma che andassero a interfacciarsi con la società. E quindi lui cosa inizia a dire? Ci va un vestito adeguato in cui le persone ti possono accettare anche all'interno della città. E quindi gli dice: mettetevi anche il kurtan. E se per fare più in fretta arrivare in un certo posto dovete prendere una bicicletta, va benissimo. E se dovete prendere una barca a motore, va benissimo. E se dovete prendere un treno, va benissimo, perché per noi non stiamo usando questo tipo di facilitazioni per noi, per la nostra gratificazione, ma le stiamo usando per che cosa? Le stiamo usando per poter diffondere la coscienza di Dio. E pensate che tutti quanti siano stati favorevoli a questo? No? Sapete la storia? Quando lui arrivò a Vrindavana, che è questo luogo sacro nell'India, vicino a Delhi, considerato uno dei luoghi più sacri dell'India, addirittura lui fu accolto a sassate. Invece di mettergli le ghirlande di fiori al collo, qualcuno lo aspettò e gli tirò i sassi, cioè, perché dicevano che lui stava distruggendo, stava rovinando la tradizione. Sì, questi fanatici che troviamo sempre, no? in ogni situazione, lo dice: no, tu stai distruggendo la tradizione. Quindi volevano rimanere perfettamente immobili su questo mondo che stava cambiando, perché insomma anche nell'Ottocento, fino all'Ottocento, Novecento, il mondo è totalmente in fermento, India compresa, no? Quindi sono delle profonde trasformazioni, incominciano, anche se non in maniera, questi flussi migratori, incominciano le città, incominciano a crescere, no? a prendere una dimensione, quindi la gente inizia a cambiare stile di vita. Più in Occidente, in India un pochettino più lentamente, ma iniziano questi grandi cambiamenti. E quindi questi grandi acciari, questi grandi maestri che vedono nel futuro, loro colgono l'essenza di quello che deve essere fatto per la vita spirituale e aggiustano i dettagli. Loro mantengono ben saldo quello che è il messaggio, quello che è il compito, quello che bisogna fare, ma se serve aggiustano i dettagli. E così vanno avanti. Pensate cosa succede? Per noi occidentali semmai facciamo a volte fatica a comprendere questi passaggi, non perché la coscienza di Krishna sia indiana, ma è un dato di fatto che la coscienza di Krishna, la spiritualità Vaishnava, si è sviluppata maggiormente in India, dove semmai troviamo delle tradizioni molto più radicate, dei modi di fare, degli usi e dei costumi, fino ad arrivare a Prabhupada, dove fa dei cambiamenti ancora più radicali. Pensate, Prabhupada, ad esempio, quando inizia ad accogliere
discepoli, inizia, diciamo, ad avere questi discepoli, lui immediatamente mette uomini e donne sullo stesso piano. E non è una cosa così scontata quando parliamo di India. Infatti lui fu molto criticato per questo. Però era inevitabile, allargandosi verso una cultura più universale, come dovrebbe essere la coscienza cristiana, non è un qualcosa legato ad un luogo geografico. Lui usciva fuori da questo schema molto rigido della cultura indiana, che ancora adesso lo ritrovate, soprattutto nelle zone rurali, dicendo: andiamo oltre questi dettagli che non fanno parte della cultura, oppure sono proprio rappresentativi di un mondo in continua trasformazione. E quindi in quel caso lui cosa fece? Diede l'iniziazione braminica ai maschi, persone tecnicamente, diciamo, che non seguivano quella che era l'errata impostazione indiana, in cui nella tradizione, voglio dire, ci doveva essere una discendenza familiare. Quindi lui comincia a dire quello che in realtà dicevano i maestri precedenti, che però non corrispondeva semmai allo stile, al modo di vita dell'India. Quindi lui diceva: no, le persone sono brahmana, sono dei sacerdoti così, se lo sono veramente, non semplicemente perché per un diritto di nascita. E quindi uomini e donne sono sullo stesso piano. E però, ripeto, è tutt'altro che semplice, perché voi vedete ad esempio a Villa Vrindavana la maggior parte dei sacerdoti, delle sacerdotesse che, diciamo, gestiscono e mandano avanti il tempio della villa sono donne. Se voi andate in India questo non lo vedrete mai, perché è un problema proprio culturale, non un problema culturale dei devoti della ISKCON, non nostro, perché non c'è assolutamente questo problema. Ma lì, se ti provi ad andare contro, voglio dire, quello che è la tradizione del popolo culturale, rischi grosso, rischi addirittura un linciaggio in certi casi. Ecco perché trovate nei templi in Occidente un grandissimo numero di devote, di donne che fanno questo tipo di servizi, non le troverete in India, semmai ora, semmai ancora per qualche tempo, semmai speriamo fra 10 anni, 15 anni, 20 anni, un anno, 6 mesi, quello che sarà, che questo possa essere rovesciato. Quindi vedete come questi grandi maestri hanno questa capacità di cogliere le trasformazioni all'interno della società e di aggiustare quelli che sono dei dettagli insignificanti. Che c'entra se io porto o non porto una camicia cucita? Per noi è un dettaglio di poco conto. Però quando noi guardiamo l'India di 150 anni fa, questo è un dettaglio di grande conto, che ostacolava proprio, voglio dire, le relazioni. E in realtà cosa faceva? Poneva una scelta molto radicale nelle persone, imponeva una scelta radicale, dire: o segui questo modo fatto così e quindi non c'è una trasformazione nel corso del tempo e rimani ancorato in quel modo di essere, in quel modo di fare, oppure fai altro. Questa sarebbe stata un po' l'impostazione, cioè o rimani così oppure non puoi cambiare. E invece i maestri dicono in una maniera molto chiara: no, il mondo cambia, noi troviamo il modo per poter inserire la coscienza di Krishna in questo mondo che cambia. E al predicatore Bhaktisiddhanta Sarasvati cosa diceva? Sì, puoi metterti anche il kurta, ma la cosa importante è che il messaggio che tu vai a portare tu lo renda comprensibile alle generazioni che cambiano e aggiusta i dettagli. Possono essere non così importanti nella divulgazione di questo messaggio. Tutto questo discorso per arrivare a che cosa? Poi noi ci troviamo oggigiorno a vivere in un certo modo. Viviamo principalmente nelle città che continuano a crescere. Qui lo vediamo poco in Italia, perché non so chi di voi viaggia un pochettino nel mondo, ma appena esci fuori vedi queste città che stanno crescendo a dismisura. L'India sta avendo ormai moltissime città, sono sopra i 10 milioni di abitanti. 15, 20, arriviamo a 20 milioni, Brasile, voglio dire, in tanti posti del mondo sono questi agglomerati che stanno crescendo e stanno cambiando completamente gli stili di vita delle persone. Come possiamo mantenere la nostra ricerca spirituale all'interno di questo? E nello specifico, noi che viviamo qua, in Italia, in questa parte dell'Italia, quali possono essere le difficoltà? Come possiamo riuscire a mantenere la nostra un'impostazione, dando un'impostazione chiara e spirituale alla nostra vita,
in questa società che pare orientata in tutt'altro modo. Questa è un po' la sfida, cercare di capire come noi possiamo fare. È qui che vorrei, semmai qualche considerazione, domanda, eccetera, per poter entrare un pochettino più nell'argomento. Io ho fatto questa premessa per capire come nella nostra tradizione c'è sempre stata questa grande attenzione a viaggiare insieme al cambiamento, quindi non diciamo non trasformare, non modificare gli insegnamenti, ma renderli accessibili a tutti. Come possiamo fare la nostra vita? Che difficoltà abbiamo, avete, abbiamo? Prego, se qualcuno vuole dire qualcosa, fare una domanda. Prego. Se riusciamo a trovare un altro microfono, perché chi non ci ascolta in radio che non sente. Tu dicevi ci sono tanti mezzi a disposizione, come sicuramente per le nuove generazioni è una bella spinta, un grosso aiuto per appunto avere questa bella possibilità di conoscere questo mondo fantastico che è appunto la coscienza di Krishna, che è ricco veramente di tantissime cose. E quindi insomma benvengano. Benvengano i mezzi per poter diffondere la coscienza di Krishna. Microfono. No, perché non sentono. Ci sono molte più delle persone che stanno qua che ci stanno seguendo, però se non parliamo al microfono non ci sentono. Secondo me molto semplicemente con la semplicità e con l'esempio. Basterebbero queste due cose, la semplicità e l'esempio personale. Con questo si riuscirebbe a diffondere la coscienza di Krishna. Però noi dobbiamo, una considerazione, se noi guardiamo che succedeva, ma non troppi anni fa, no? Io prendo come riferimento questo modello, diciamo, legato alla cultura vedica, però poi lo possiamo rivedere anche in stili di vita che erano anche in queste parti del mondo, senza andare a prendere l'India. Una volta che succedeva, le persone vivevano molto nell'area in cui erano nati, no? C'erano questi i quartieri, nella società vedica c'erano questi piccoli villaggi in cui c'erano gli anziani, ancora li trovate in certi posti dell'India, anche in certi posti dell'Africa, trovate quello che faceva un po' da maestro, che guidava i bambini, gli dava un'educazione, si prendevano cura, si conoscevano un pochettino tutti fra di loro, le persone vivevano in un modo molto più semplice, si cresceva con gli amici, le amiche che c'erano intorno, e insomma non c'era la televisione, non c'era tutto questo, si giocava fino a tardi, la vita scorreva in un certo modo. E questa è una fase, un modo di vivere che noi veramente adesso dobbiamo andare nelle zone rurali dell'Africa o paesi sperduti per ritrovare una condizione simile. Chi ha come me passato i 20 anni da qualche anno, voglio dire, si ricorderà come ad esempio quando trovarti a giocare con gli amici, cosa facevi? Andavi in un posto e sapevi che loro erano lì. Generalmente era davanti alla chiesa, a un angolo, ai giardinetti, eccetera. E lo stesso Prabhupada, quando lui è arrivato in Occidente, cosa ha fatto? Vedete queste foto famose, storiche, in cui lui si mette a Thompson Square Park, questo parco che c'è a New York, a sud di Manhattan, a Manhattan, dove c'è questa foto famosa, addirittura in questo albero, dove c'è una targa ricordo a Prabhupada messa dall'amministrazione di New York, dove lui cosa fa? Si siede ai piedi di questo albero e incomincia a cantare.
no? Comincia a cantare. E comincia a cantare e la gente che fa lo segue. Ma se uno va a guardare come si viveva negli anni 60, negli anni 70, fino diciamo a un pezzettino degli anni 80, era così, i punti di ritrovo delle persone erano quelli. Uno si ritrovava ai giardinetti, si ritrovava in chiesa, i ragazzi dove stavano? Andavano nei parchi. Tant'è vero che questo guru, guru che viveva una vita molto regolata, molto ferrea dal punto di vista spirituale, cosa fa? Lui comprende che per poter andare a avvicinare la gente, che deve fare? Deve andare dove loro sono. Allora va nei giardinetti, incomincia a suonare, a cantare e gli altri lo seguono perché la gente sta lì. Ed era normale. Quindi chi ha qualche annetto in più, come me, si ricorderà che a quel tempo cosa si faceva? Si ritrovava in questi posti. E quando doveva succedere qualche cosa, quando si doveva comunicare qualcosa tra amici, tra ragazzi, bastava dirlo e in un attimo lo sapevano tutti. Oggigiorno pensate che sia possibile andare ai giardinetti e parlare con la gente? Sì? Per pochi però. Per pochi. La realtà è questa. In realtà queste sono oggigiorno i modi di comunicazione, soprattutto tra le nuove generazioni, sono i social, che ci possa piacere o non ci possa piacere. Io non voglio fare un'analisi sulla bontà o no di questo strumento, Facebook, Twitter o Instagram o quello che volete. Ma di fatto oggigiorno le persone si ritrovano in quell'ambito lì. E pensate come è cambiato il sistema comunicativo. Allora, si dice, la spiritualità ci racconta, che il modo migliore per poter acquisire conoscenza spirituale è attraverso l'ascolto. Questo perché c'è proprio una propensione da parte di questo organo sensoriale a protendersi verso quello che ci viene dato. Quindi c'è uno sforzo per poterlo andare a fare e pare che sia il miglior modo per poter far arrivare l'informazione al nostro cervello. E questo era qualcosa che poteva essere applicabile fino a qualche anno fa. Oggigiorno, se ci pensate, anche tutta la comunicazione, tutta la formazione, tutta l'informazione, come viene trasmessa? Tutta visiva. Oggigiorno siamo quasi al 90% di trasmissione visiva. Quindi se uno vuole vivere in quel modo, che è quello più adatto, più idoneo per poter acquisire conoscenza spirituale, e che fa? Deve riportare qualcosa indietro nel tempo che le persone non sono neanche in grado di seguire, perché semplicemente non sono avvicinabili. Pensate come c'è questa trasformazione. Allora diventa, da una parte, uno straordinario mezzo, perché io posso semplicemente con un click posso mandare una comunicazione a migliaia e migliaia di persone. Invece prima dovevo avvicinarli quasi uno a uno. Il rischio grosso qual è? Che ci sia questa banalizzazione, no? delle relazioni, delle comunicazioni. Non sta a me dirlo, se ne parla continuamente sui giornali, televisioni, ovunque si parla di questo grossissimo rischio della banalizzazione delle relazioni. Sia quello che sia, ma il fatto è andare a comprendere come noi all'interno di questa situazione possiamo continuare a trasmettere la coscienza di Krishna, questi cambiamenti. E pensate, sono cambiamenti reali. Io se prima volevo parlare con un amico, con un'amica, cosa facevo? O andavo a trovarlo, successivamente gli facevo una telefonata. Oggigiorno il telefono è quasi scomparso. O meglio, c'è questo strumento, questo smartphone che tutti hanno in tasca, dove viene utilizzato prevalentemente per comunicare, ma non attraverso la voce. O meglio, insomma, con i messaggi di WhatsApp, eccetera, eccetera. E uno dice, aiuto, come faccio a infilarci la coscienza di Krishna in questo tipo di situazione, quando invece la coscienza di Krishna è proprio basata sulle relazioni? La prima cosa che deve fare è imparare a relazionarsi con gli altri. E relazionarsi vuol dire stare ad ascoltarsi. E ieri sera proprio una persona, attraverso un messaggio Facebook, mi scrive, mi chiede l'amicizia, gli do l'amicizia, perché insomma io non sono un grande frequentatore, però come tutti ci dobbiamo stare, e gli rispondo, certo, può essere un buon modo per dialogare, e dialogare significa proprio protendersi verso l'altro. Quando uno vuole dialogare con qualcuno, si pone in un modo tale per cui
è pronto a trasformarsi, perché da questo scambio che noi abbiamo dobbiamo arricchire, dobbiamo uscirne arricchiti. Non stiamo cercando uno scontro, non stiamo cercando un confronto, non stiamo cercando semplicemente un dibattito in cui uno deve affermare i propri punti di vista, ma vogliamo fare un dialogo. E per fare un dialogo, oggigiorno i dialoghi quasi non esistono più. La gente vuole semplicemente imporre quello che lui sa. Oppure sono molto superficiali, dove semmai si vogliono trattare degli argomenti di una grandissimo spessore, di una grandissima profondità, nello spazio di un click, di un tweet, 140 caratteri, o quelli che sono adesso, no? In quello spazio tu vuoi comprendere quella che è l'essenza spirituale. Quindi vedete come è. Da una parte c'è questa grande facilità nel comunicare e dall'altra c'è questa difficoltà nel poter far sì che le persone si possano fermare e lavorare più in maniera specifica su se stessi e anche nelle relazioni con gli altri. Vuoi dire qualcosa? Io penso, oppure voglio sperare, che quello che è genuino passa. Nel senso che è vero che ci sono tutte queste difficoltà, è vero che i rapporti appunto non sono più come quelli di una volta perché c'è la tecnologia, però le persone comunque in una qualche maniera si incontrano. Anche al supermercato si ritrovano ad avere a che fare, se si ritrovano lì in coda alla bilancia e uno sta cercando il numero. Io penso che quello che è genuino in quello che uno fa, nella propria ricerca, indipendentemente dal livello di realizzazione che ha avuto, io penso che questo viene trasmesso e che le persone, indipendentemente da quelle che sono... tutte le attrazioni che vengono proposte a livello dei media, di quello che uno può avere, penso che poi sotto sotto, anche a livello inconscio, sentono questo e l'avvertono, e avvertono la genuinità, l'avvertono al di là delle parole, al di là di quello che uno professa addirittura, perché lo avverte da altre cose, no? È un po' come delle volte ho pensato un po' come l'esempio che uno può aver avuto, no, dei propri genitori. Ci sono quelle cose che i nostri genitori ce l'hanno proprio dovute insegnare a parole o sgridandoci, cioè, ci sono altre cose che passano per esempio, proprio per quello che è l'esempio, certo. Che non è quello che uno vuole trasmettere, ma è quello che già uno in una qualche maniera, anche sbagliando, perché no, perché è un percorso dove si fa qualche passo avanti, magari qualche passo indietro, però se c'è la genuinità, secondo me questa passa. E secondo me questa attrae in una qualche maniera, non in senso egoico. Infatti, ovviamente. Certo, quello che tu dici è molto importante, tant'è vero che soprattutto quando noi ci rivolgiamo a delle persone che si pongono, o perlomeno, o comunque sono nell'ambito di insegnanti spirituali, di persone che vogliono trasmettere qualche cosa, la prima cosa che ci si aspetta da loro è la coerenza, un'assoluta genuinità, perché questa è quella che attrae gli altri. Questo è giustissimo quello che tu dici, no? Come possono, però il punto è di riappropriarsi della nostra vita, perché se noi comprendiamo che la parte spirituale non è semplicemente un qualcosa di aggiuntivo, ma diventa centrale all'interno della nostra vita, perché o ci facciamo travolgere da questo turbinio che la società continua a creare, che insomma lo stiamo vedendo tutti, che non sta portando a nulla di concreto, non sta portando a una felicità concreta nella parte di nessuno. Allora, o diamo lo spazio concreto al nostro essere spirituale, che questo non ha bisogno di molte parole, oppure rimaniamo in questa situazione di stallo che non si sa quanto possa andare avanti. Riappropriarsi della nostra vita spirituale, della nostra vita, diventa fondamentale. Quindi è per quello che in una società che ha questi profondi cambiamenti, costanti cambiamenti, questa tecnologia che sembra voler sopperire a tutto, ma in realtà inaridisce le persone, inaridisce i cuori, bisogna riappropriarsi della nostra vita. Ecco perché è importante
fare rivoluzionari nel senso di non di andare a contestare tanto per contestare quello che ci sta intorno, ma di rivoluzionare la nostra vita cambiando proprio l'impostazione, nel senso che io devo sicuramente lavorare per mantenermi, devo aver fare tutta una serie di attività, eccetera, però devo essere io che piloto le scelte che sto facendo. Ed è per quello che è importante fermarsi un attimo e dire ok, va tutto bene oppure non va bene quello che il mondo mi sta proponendo, però aspetto un attimo che io devo avere dei miei spazi ben definiti. E qui inizia proprio la sfida quotidiana che noi abbiamo, ritagliare degli spazi all'interno della nostra vita dove noi dedichiamo al nostro vero sé, la nostra vita spirituale. E questo mondo continua a girare in mille modi, però vediamo che non ci sta portando in una direzione concreta. Quindi che sia attraverso lo spunto avvenga da un social o avvenga anche da un mezzo di comunicazione o quello che sia, e questo noi possiamo utilizzarlo al meglio, possiamo riuscire a trovare attraverso questi strumenti un modo valido per poter vivere la nostra vita spirituale. Faccio un esempio per tutti, pensate, il film, andare a vedere un film, qualcosa di positivo o negativo per uno spiritualista? Sicuramente se lo chiedete a qualche mistico di 200 anni fa non sa neanche rispondervi, perché non esistevano, che ne sapevano loro dei film, anzi sicuramente no, quelle cose lì, figurati, distolgono l'attenzione. Invece no, ci possono essere dei film che sono straordinari, che aiutano, producono una trasformazione della nostra coscienza. Sta un po' noi comprendendo, ma poi una volta che abbiamo compreso quello, è importante dare delle basi chiare. Il messaggio spirituale non cambia nel corso del tempo. Pensate, ci sono questi pilastri della vita spirituale, ad esempio si dice che in questo periodo storico, il Kali Yuga, il momento in cui questo periodo terribile, secondo la tradizione vedica in cui noi stiamo vivendo, che durerà ancora parecchi anni, dove viene definito come l'era della discordia e dell'ipocrisia, in Kali Yuga praticamente tutte le buone qualità scompaiono e rimane solo una possibile da praticare, che è quella della misericordia. E la misericordia i maestri ci insegnano a tradurla in un comportamento molto pratico, ad esempio essere vegetariani, o meglio, non arrecare danno inutile alle altre entità viventi. Questa è una cosa che noi possiamo coltivare. Vedete che se noi le coltiviamo e siamo di esempio, siamo genuini, si diffonde anche un certo tipo di coscienza. Questo sta a noi fare una scelta. Vedete, anche in Italia la popolazione dei vegetariani sta crescendo, no? Vegani, mettiamo un po' tutta questa categoria, stiamo superando il 10% della popolazione, incominciano a essere cifre consistenti, persone che si proiettano, incominciano ad andare contro un certo tipo di impostazione, ma non perché lo vogliono contestare tanto per contestarlo, perché si rendono conto che quello non porta nulla di buono. Quindi per un motivo, per l'altro, incominciamo a riappropriarsi delle nostre scelte. Cosa che semmai per molti non è stato possibile, perché sono stati un po' presi da questo turbinio di questa cosiddetta evoluzione materiale. Quindi noi non dobbiamo essere contro i cambiamenti, contro la tecnologia, ma imparare a utilizzarla nel modo più corretto. Quindi la sfida è un po' questa. È una delle prime cose che uno deve fare è dire ok, devo fare queste cose per vivere, devo fare cose, però c'è degli spazi che voglio mantenere all'interno della mia vita. E uno dovrebbe iniziare anche a casa e dire ok, ma prima di andare a lavorare, prima di andare a studiare, perché non prendo un momento da dedicare veramente a me stesso o a me stessa? E questo è impostare la giornata in modo tale in cui noi diamo spazio alla spiritualità. Se uno ad esempio la mattina, come diceva prima, ma sei molto impegnato, non puoi, ok, prima di uscire prenditi del tempo, recita il mantra, leggi qualche libro, ascolta semmai un pezzettino di lezione, visto la tecnologia ci aiuta attraverso internet, attraverso possiamo vedere qualche cosa, sentiamo parlare di argomenti spirituali, poi ci troviamo proiettati nella nostra vita tutti i giorni che dobbiamo comunque assolvere, perché questo fa parte anche del nostro dovere, però la possiamo vivere in un'altra modalità. Evitiamo di farci travolgere, diamo noi una sorta di impostazione. È un po' questo il messaggio. Poi come possiamo fare è una cosa che dobbiamo
dobbiamo studiare. A volte riusciamo noi stessi a farlo, però non è male farsi aiutare da qualcuno che semmai è già riuscito o è un pochettino più avanti in questo percorso. Anzi, questo dicono le scritture, che quando noi ci accorgiamo, quando abbiamo una persona che è più avanti di noi in questo percorso, facciamoci aiutare. Non facciamo fare a lui o a lei le scelte per noi, ma facciamoci aiutare a trovare un punto di equilibrio. Perché la vita spirituale, lo leggevamo stamattina in un passaggio proprio del Bhagavatam, in cui viene citata la Bhagavad Gita, Krishna dice: perché una persona possa essere veramente felice deve mantenere la sua attenzione su Krishna, e cita questo verso famosissimo, mamma naba vama pekto, cioè ricordati sempre di me, pensa sempre a me. Questo è Arjuna della Bhagavad Gita, chiede a Krishna, dice: ma come posso fare io per essere connesso con te? Lui dice: pensa sempre a me. E lui dice: ma come posso pensare sempre a te? Poi è curioso, perché poi Arjuna in un altro contesto gli chiederà a Krishna: ma io non posso, non riesco a fare questo. Anzi, non lo gli chiede neanche, basta la sua espressione. Krishna dice: ok, però se non riesci a far quello, allora cosa fai? Agisci per me. E quando vede di nuovo questa espressione perplessa di Arjuna, dice: ok, se non riesci a agire per me, allora dedicami i frutti delle tue azioni. Quindi agisci e quello che fai dedicalo a me. Non stai agendo solo per me. Dedicalo. E poi gli dice ancora: ma se neanche, se non riesci a fare neanche a quello, allora dice, coltiva la conoscenza. Quindi la conoscenza spirituale, coltivala. E stamattina proprio nel Bhagavatam leggevamo come una persona, quando si avvicina alla vita spirituale, ha due binari importanti che deve fare entrare saldamente all'interno della propria vita. Uno tecnicamente si chiama Pancharatra Vidhi, ovvero la conoscenza, l'approfondimento della figura di Krishna attraverso le divinità, e chi vive nel tempio o che comunque ha la possibilità di venire al tempio può servire, adorare le divinità, che non è semplicemente un cerimoniale, ma proprio uno stile di vita dove si rimette Krishna al centro e gli offro le mie azioni. Qua dentro si fa così. E uno dice: ma io a casa non posso farlo. Ok, non puoi fare esattamente così, però puoi impostare la tua vita in un certo modo. E l'altra parte è Bhagavata Vidhi, che vuol dire coltivazione della conoscenza spirituale. Questi due percorsi sono queste due parti fondamentali. Allora io, in accordo agli spazi che ho, al lavoro che faccio, eccetera, devo cercare di mantenere questi due binari all'interno della mia vita. Quindi ecco perché Prabhupada, i maestri, ad esempio, incoraggiano le persone ad avere un angolo nella propria casa dove ci possa essere un riferimento spirituale, mettere un piccolo altare, che può essere anche un qualcosa di molto semplice, anche solo delle fotografie, non deve essere nulla di particolarmente elaborato, dove questa presenza di Krishna ha una sua dimensione precisa all'interno di quella casa. Krishna ovunque, no? In realtà potrebbe neanche aver bisogno di rappresentarlo, però quello ci aiuta ad indirizzare la nostra attenzione, a far riconoscere che ad esempio all'interno della nostra casa c'è un padrone che non è quello che è il proprietario dei muri, ma è quello che è il super proprietario, quello che possiede ogni cosa. E dall'altra parte questa conoscenza che deve essere sviluppata attraverso lo studio, attraverso la consultazione, attraverso l'ascolto della conoscenza spirituale. E poi il cardine di tutto, Prabhupada diceva, la recitazione del mantra di Krishna. Quindi se io mi ritaglio all'interno della mia giornata questi spazi, che possono essere pochi o tanti, l'ideale, Krishna dice, sono 24 ore al giorno. Che non significa stare 24 ore al giorno completamente inebetiti e fermi davanti a una figura. Magari se uno yogi profondamente realizzato che riesce a stare in meditazione sempre, ma non è così, ad agire per Krishna, questa forma di yoga, di devozione molto più profonda. Se noi riusciamo a dare questo tipo di impostazione alla nostra vita, nonostante la tecnologia, nonostante tutto quello che ci sta intorno, nonostante che le relazioni possono essere più difficili, riusciamo ad andare verso quella genuinità che ricordavi, mi richiami? Marina, che ricordava Marina prima. Allora la nostra vita diventa, può essere estremamente complessa da un punto di vista tecnico, ma può diventare molto semplice. E vi faccio degli esempi molto pratici di questo, perché uno pensa che semmai per farlo spiritualista bisogna abbandonare ogni cosa, vivere in un certo contesto. Mi è venuta in mano la
foto l'altro giorno di un devoto indiano, che oltretutto è un caro amico. Questo è uno degli industriali più grandi dell'India. Lui ha, penso, 35-40 mila dipendenti. Stiamo parlando di un qualcosa di estremamente consistente. E quindi una persona che anche da un punto di vista potere ce l'ha avuto, successo ce l'ha avuto, i soldi li ha, sicuramente non gli mancano, ma lui molti molti anni fa decise seriamente di diventare devoto, e questo diventare devoto non ha significato per lui lasciare quello che stava facendo, ma lui diceva: se io non avessi questo spazio all'interno della mia vita quotidiana da dedicare alla spiritualità sarei morto, perché dice poi quando ho raggiunto tutti gli obiettivi che dovevano raggiungere, a un certo punto non avevo più stimoli per andare avanti. E non è che lui prenda gli stimoli attraverso le pratiche spirituali, però la sua natura è quella, no? Lui ha provato a fare altro e non ci è riuscito. Dopo un mese che ha provato a fare altro, ha dovuto ritornare a fare il manager, perché quella è la sua natura. Però dice: senza vita spirituale io non ce la farei ad andare avanti. E quindi lui fa così. Lui si alza la mattina, prima nella sua casa, io sono stato a casa sua, c'è una casa molto molto lussuosa, non c'ha semplicemente un angolino, ma c'è proprio una stanza con tutto un altare bellissimo in marmo, eccetera eccetera. Quindi lui dice: io vado lì e faccio le mie pratiche spirituali. Quando a un certo punto queste mie pratiche spirituali si sono completate, o comunque ne ho tutta una buona parte, vado a svolgere i miei doveri, no? Che nel caso suo sono quelli, nel caso di un altro possono essere, che ne so io, fare il sarto, piuttosto che fare un lavoro molto più semplice, un cameriere o un avvocato, quello che sia. Però diventa fondamentale questo. E un'altra storia, ho rincontrato dopo più di 30 anni una devota che stava qua, è stata qua per un periodo a Villa Vrindavana, e lei veniva dal mondo della moda, faceva la modella, no? E quel tempo lì, voglio dire, io ero un giovane brahmachari, un giovane monaco celibe, quindi non avevo molti interscambi con le ragazze. Lei, più grande di me, adesso avrà insomma sui 70 anni, eccetera, e mi raccontava di quando lei era giovane, di quel mondo molto particolare che è quello della moda, che a un certo punto la stava costantemente mettendo alla prova tutti i giorni, perché sapete le difficoltà che ci possono essere in quel mondo lì, no? Da una parte puoi avere notorietà, dall'altra non devi mangiare per poter stare dentro di questi vestiti, per non mangiare molti prendono delle sostanze, no, delle droghe o d'altro per riuscire a risultare. Quindi è un mondo difficile a un certo punto. Lei a un certo punto è arrivata a contatto con la coscienza di Krishna e lei mi ha detto: questo proprio trasformò la mia vita. Nel senso che io volevo fare quello era il mio mondo, mi sentivo attratto in un certo modo, ma non riuscivo ad avere un bilanciamento. Questo l'ho trovato quando ho reinserito Krishna. E quindi quando nella mia vita, quando ho reinserito Krishna, allora significava di nuovo quello, creare uno spazio all'interno del quale nessuno sarebbe entrato se non Krishna. Quindi nella mattina, dice, poi me lo facevo semmai anche il primo pomeriggio, tra le pause, eccetera, e di nuovo la sera. Questi diventavano i punti cardine della giornata su cui il resto ruotava, ma i momenti importanti erano quelli. Quindi quando noi vogliamo applicare la coscienza di Krishna nella nostra vita, se riusciamo possiamo farlo in modo totale. C'è qualcuno che semmai è adatto, può vivere all'interno di un tempio, può dedicare completamente le proprie attività, altri no, non devono inibire la loro natura, ma devono cercare di valorizzarla. Ma quello che non deve mancare è questo spazio spirituale che noi andiamo a dare all'interno della nostra giornata, se no rischiamo di essere veramente sballottati in molti modi. E qui ci va una buona comprensione e una buona attitudine a volerlo fare, perché il mondo cambia continuamente, ma il percorso spirituale rimane inalterato nel tempo. Questo ricordiamocelo, le cose non cambiano, il percorso spirituale. Se voi leggete questo famoso maestro del passato, Visvanatha Chakravarti Thakur, lui spiega come il percorso spirituale parta sempre da questo concetto di Shraddha, di questa fede, che non è una fede riposta in qualcosa che non conosco, ma è fiducia, ed è una fede attiva in cui io mi sforzo per comprendere, per conoscere,
fino attraverso tutta una serie di passaggi in cui porta al puro amore per Dio. Sono 9 passaggi in totale. In questi 9 passaggi è un percorso che puoi essere nel 2018 e potevi essere nel 1200, quello è. Possono cambiare le circostanze esterne, ma tu devi riuscire ad arrivare a quel punto. Se tu riesci ad arrivare al punto del Krishna Prema, del puro amore per Dio, a quel punto, voglio dire, il tuo proseguo della tua vita eterna sarà in una dimensione diversa da quella in cui noi stiamo vivendo, perché la tua coscienza si è completamente trasformata. Se no diventa una sorta di illusione. Persone pensano che siccome aderiscono alla tradizione religiosa sono a posto. Io sono così, a posto. A posto di che? In questo mondo c'è un certo tipo di coscienza, c'è un certo tipo di stile di vita. Nella dimensione spirituale c'è un altro. Devi essere libero dagli interessi egoici, libero dal voler possedere cose materiali, perché sei rivolto completamente alla spiritualità. Quindi pensate, questa differenza, questa trasformazione deve avvenire. E se avveniva quando vivevi nel 1200 all'interno di una capanna, o se adesso se vivi in un attico a Firenze o a Milano, ci deve essere questo tipo di volontà di trasformarsi. Quindi cambia la situazione, ma noi dobbiamo ridare delle basi chiare nella nostra vita, se vogliamo che la vita spirituale sia veramente seguita. Il passo successivo, poi mi fermo perché sennò entriamo in qualcosa di molto più lungo, non c'è più tempo. Il passo successivo è proprio quello che i maestri definiscono sadhu sangha, l'associazione con le persone genuine, come potremmo usare quello che diceva lui e quello che diceva Marina. Associarsi con delle persone che stanno facendo ricerca spirituale come te. Questo è di nuovo un passaggio fondamentale. Ecco, e fortunatamente molti devoti che non vivono al tempio, ma aprono le loro case, ad esempio, chi ha la possibilità ospita degli incontri, ospita dei momenti di scambi. Perché? Perché questo ci dà la possibilità di aiutarci l'un l'altro. Questo, guardate, è un qualcosa che bisogna andare a ricercare. Potrebbe non essere così comodo sotto casa, ma questo alimenta la nostra coscienza spirituale. Quindi un altro, informatevi, qui ci sono diversi devoti che fanno degli incontri a casa, sono ambienti semmai molto più informali, stare insieme con degli spiritualisti, perché gli spiritualisti cosa fanno poi? Si aiutano con l'altro, quello che è più avanti di me mi aiuta a crescere nel percorso spirituale, quello che è come me, una persona con cui posso relazionarmi, posso aprirmi in confidenza, posso avere un'amicizia, possiamo sostenerci l'un l'altro, e quello che è indietro di me è una persona che io aiuto a crescere. Questo, adesso semmai lo facciamo in un appartamento, e 500 anni fa lo facevano sotto una pianta, no? La sera si ritrovano sotto una pianta intorno a un focolare, ma il concetto rimane esattamente lo stesso. Il percorso spirituale, Shraddha, questa fiducia, questo sforzo attivo, Sadhu Sangha, la relazione con i devoti, quello a crescere, quello è il percorso che rimane inalterato nel tempo. È quello che noi dobbiamo cercare nella maniera più opportuna di riproporre all'interno della nostra vita. Spero di non aver reso troppo complicato, però è un invito, no? Volere e potere, c'è il proverbio dice volere e potere, quindi se io voglio veramente andare in quella direzione lì, posso, no, cercare di fare dei cambiamenti all'interno della propria vita. E non abbiate timore a chiedere. Se qualcuno dice, ma io come posso fare? Parliamone, io sono disponibile, tutti i devoti sono disponibili a dire come possiamo trovare un modo equilibrato per poter riportare la nostra vita spirituale in una maniera precisa e importante della nostra vita. Perché se non facciamo così diventa difficile, o meglio, ci può essere questo desiderio, questo apprezzamento per questo percorso, ma poi fa fatica a tradursi in azioni pratiche. Invece noi abbiamo bisogno che questo si traduca in azioni pratiche, perché praticando questo avviene una trasformazione. Quindi ci siamo, se qualcuno anche dopo vuole parlare, chiedere, approfondire, siamo tutti qua. Hare Krishna, grazie dell'ascolto. Adesso cantiamo e glorifichiamo Krishna al Kirtan.
so sinceramente. Già fatto. Grazie. La lucina. La luce. Kimba Jaya, Jaya Gora Chande, Arati Kasoba. Sankara
Good.
Corra Sampada. Namah Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschatyadi Satarine Namo Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimate Bhakti Siddhanta Sarasvati Tinamine Sarasvati Tinamine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivaya Gaura Bhakta Vrinda Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Hare Rama, Rama Rama, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna, Krishna,
mare are ira mare ra ra mare are re che se che 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 sare are ira mare ra ra mare are Jaio Goranitai, 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 Goranitai. Jai Jagannath, Jai Jagannath, Jai Baladev, Jai Subhadra. Jai Radha, Vraja Sundarada, Vraja Sundarada. Radhe, Radhe, Jai Shri Radhe. Radhe, Radhe, Jai Shri Radhe. Radhe, Radhe, Jai Shri Radhe. Jaiyo Prabhupada, Prabhupada. Jai Prabhupada, Prabhupada. Prabhupada, 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 Haribo, 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 Haribo. Ribo, 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 ribo. Aribo, 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 go, aribo. Shri Tagore Premanande. Jai Vishnu Pad Paramahansa Parivaja Kachari Stotra Sat Shishimasa Naglasya Chibhulanda Svalam Shri Prabhupada Ki Jai Iskana Bhitti Vandatala Chari Shri Prabhupada Ki Jai Jai Om Vishnu Pad Paramahansa Parivaja Kachari Stotra Sat Shishimasa Naglasya Shri Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada Ki Jai Shri Guru Parampara Ki Jai Sat Goswami Ki Jai Ananta Koti Vashnava Vrinda Ki Jai Namachar Shri Haridas Thakur Ki Jai Prem Sakoshi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasti Gaur Bhatta Vrinda Ki Jai Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopinath Shamakundra Dakundi Grigavardhan Ki Jai Shri Vrindavan Dham Ki Jai Shri Mayapur Dham Ki Jai Shri Jagannath Puri Dham Ki Jai Ganga Mayi Yamuna Mayi Ki Jai Shimati Tulsi Devi Ki Jai, Bhatti Devi Ki Jai, Yogadharma Harinam Sankirtan Yagya Ki Jai, Trascendentale Produzione e Distribuzione dei Libri di Srila Prabhupada Ki Jai, Brihat Mridanga Ki Jai, Samaveta Bhatta Vrinda Ki Jai, Shri Shri Gornitai Ki Jai, Shri Jagannath Baladeva Shimati Subhadra Ki Jai, Shri Shri Radha Vraja Sundara Ki Jai, Shri Shri Radha Vraja Sundara Ki Jai, Shri Shri Radha Vraja Sundara Ki Jai, Iskon Villa Vrindavana Ki Jai, Festa della Domenica Ki Jai, Inaugurazione del Govinda Ki Jai, Gur Premanande, tutte le glorie dei voti riuniti, tutte le glorie dei voti riuniti, tutte le glorie dei voti riuniti, tutte le glorie a Shri Guru, a Shri Guranga, a Shri Prabhupada Ki Jai, Gur Premanande, tutte le glorie a Shri Guru, a Shri Guranga.
Kashi Purvashaya Shila Tankana Kalaye Ito Shingo Parato Nishinga Tataya Tayami Tata Nishinga Nishinga Nidai Nishinga Bahe Nishinga Nidai Nishinga Yane Shinga Madin Sharana Prabhadin Jayane Shinga Madin Sharanam Prapati Tavaka Rakamalavari Nakam Adbhuta Singham Alita Hiranyakashipun Tanubringa Kishavadrita Narahari Rupa Jai Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare Tavaka Nakamad Singa Nalita Nakachipun Tanubringa Kishavadrita Narari Rupa Jai Jagadish Hare Jai Jagadish Hare Jai Jagadish Hare Kishavadrita Narari Rupa Jai Jagadish Hare 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 Kishavadrita Nari Rupa Jai Jagadish Hare 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 Jai Nishingadi 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 Jai Nishingadi Jayo Pralal Mara, Pralal Mara, Pralal Mara, Jayo Pralal Mara. Jayo Lashinga Bhagavan Ki, Jayo Pralal Mara, 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 Hare Krishna.
Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Sri Guru Charana Padma Kevala Bhakati Sadma. Sri Guru Charana Padma Kevala Bhakati Sadma. Bandhan Mui Savadanama Te. Bandhan Mui Savadanama Te. Jahara prasade bhaye bhavatari ajay. Krishna prapti haiya te. Krishna prapti haiya te. Guru Mukha Padma Vakya Chitete Kori Akya. Guru Mukha Padma Vakya Chitete kori akya. Arna kori omaneya cha. Sri Guru Charane Rati Hai Sayuta Magati. Je prasade pure sarva asha. Je prasade pure sarva asha.
de pure sarava sha Akshudana di loye janme janme prabhu se Chakshudhana dilo ye janme janme prabhu se Vidya gyan hride prakashita Vidya gyan hride prakashita Prema bhakti aya hoite avidya vinashayate Prema bhakti aya hoite avidya vinashayate Vedhe gai janara charita Vede gai janara charita Sri Guru Karuna Sindhu Hadama janara bandhu Sri Guru Karuna Sindhu Hadama janara bandhu Lokanata lokera jivana Prabhupada lokera jivana A prabhu koro doya deho more padachaya A prabhu koro doya deho more padachaya Ebe yaj kushu tribhuvana Prabhupad patita pavana Ebe yaj kushu tribhuvana De pade la e la charana Prabhupada, Prabhupada Prabhupada jaya Prabhupada Jaya Prabhupada, Prabhupada Prabhupada, Srila Prabhupada Jai Jai Prabhupada, Prabhupada Prabhupada, Jai Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Prabhupada Nitai Gaura Haribola 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 Gaura Haribola Nitai Gaur Haribol, 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 Gaur Haribol Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Lord Premanandi. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Prabhupada Jai Prabhupada. Bolo Prabhupada Jai Prabhupada. Nettai Goranga, Nettai Goranga. Bolo Nettai Goranga, Nettai Goranga. Jai Satchinandana Gora Hare. Bolo Jai Satchinandana Gora Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama,
Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Govinda Jai Jai Gopala Jai Jai Govinda Jai Jai Gopala Jai Jai Ya 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 go para ya ya Oh mi ya 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 go para ya ya Ekitare que está que está que está hare 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 ram hare ram 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 hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. All right.